Cari amici di Chiamiamola Revo, tra i cinafonini abbiamo imparato a conoscere Xiaomi come prima marca in ordine di qualità e come seconda troviamo questa marca qua chiamata Meizu, di cui abbiamo il suo nuovo prodotto, ovvero il Meizu MX3. Andiamo a scoprirlo. Apriamo appunto la scatola del Meizu MX3, il primo video unboxing. Come vedete abbiamo questa parte qua, una specie di cofanetto con il modello MX3. Andiamo a vedere gli accessori. Come vedete qua dentro abbiamo il caricabatterie USB standard con purtroppo presa ovviamente orientale, essendo questo qua un prodotto per ora venduto solamente nei paesi americani e nei paesi cinesi, quindi Hong Kong e Cina. Le cuffiette che ho provato e sono veramente veramente carine, adesso non ve le apro perché le ho trucidate qua dentro e sono fatte apposta, diciamo la scatola è molto simile a quelle delle AirPods della Apple, quindi veramente molto carine da vedere e si sentono anche abbastanza bene per essere cuffie di tipo normale, quindi di tipo aperto. Qua dentro non c'è niente, andiamo a vedere questo cofanetto qua. Ecco qua, MX3, come vedete si apre come se fosse un libro. Quindi abbiamo questo libro qua dentro con ovviamente le varie pagine. Andiamo a vedere la prima pagina in cui ci presenta purtroppo in cinese il device e l'interfaccia, la Flyme 3.0. Ed ecco qua il device in tutto il suo splendore. Qua dentro troviamo un cavetto USB micro USB standard di colore bianco, essendo questo qua il posteriore di colore bianco. Vi dicevo appunto l'interfaccia Flyme 3.0 di cui faremo un video focus, quindi vi farò vedere tutte le particolarità dell'interfaccia assieme alle particolarità del telefono. Andiamo a vedere appunto velocemente le prime impressioni di questo terminale. Posteriore bianco, esiste anche la versione bianca dell'MX3, questo qua è una versione nera, il posteriore è sempre comunque bianco. Questo qua è uno schermo da 5 pollici 1 1800x1080, quindi non è un vero full HD ma è un 16 decimi di aspect ratio. Tasto unico, quindi questo tasto centrale qua riprende molto lo stile iPhone di Apple, ma ha delle funzionalità che vedremo più avanti nei video focus. Fotocamera anteriore da 1.9 megapixel che fa video in HD 720p, fotocamera posteriore da 8 megapixel che fa video in 1080p con flash LED, sotto con micro USB e primo microfono, secondo microfono nella parte posteriore tra il flash e la fotocamera per la soppressione dei rumori, parte superiore con tasto di accensione, accensione e spegnimento e il jack da 3,5 mm. Parte destra pulita, come vedete, parte sinistra con il bilanciere del volume. Anche questi qua, i tasti sono appunto trasparenti su bianco, quindi si notano abbastanza bene. Sono molto piaciuti da utilizzare, almeno in questo giorno in cui l'ho provato, è stato veramente molto bello. Meizu MX viene scritto qua, non viene scritto il modello che è il 3 appunto. E questa cover qua posteriore è apribile. Come vedete qua c'è una specie di spilletta, quindi basterà avere una spilla oppure una penna o qualcosa di fine, basterà pigiare e tirare su e verrà fuori tutta la scocca dove c'è appunto la SIM inserita. La batteria non è rimovibile, è da 2400 mAh, il resto lo vedremo nei video focus. Andiamo a fare velocemente un'accensione e far vedere la velocità del sistema in accensione. Il sistema è aggiornato alla Flyme OS 3.3.1, quindi con l'interfaccia proprietaria di Meizu. Come vedete questo tasto qua è retroilluminato e funge anche il LED di notifica, quindi quando avremo le notifiche questo qua pulserà e ci farà vedere che abbiamo ricevuto una notifica. Boot animation di Meizu, capsula auricolare qua sopra, altoparlante principale in basso, parte posteriore, da notare che è messo sulla curvatura, quindi anche se noi poggiamo non peggiorerà l'audio, ma addirittura si verrà amplificato, quindi una cosa in più che veramente mezzo a cui ci ha pensato. Metto velocemente il mio pin, faccio vedere, questo qua è l'interfaccia, come si presenta al primo avvio. Ovviamente ho messo 9 applicazioni in più, ma vedremo poi nei video focus dell'interfaccia come verrà personalizzata, come sono tutte le personalizzazioni. Per ora come video unboxing è tutto, al prossimo video focus, ciao a tutti amici di Chiamiamola Revo.